Il senatore Nicola Morra, Movimento 5 Stelle, vi presento Maarten van Alderen, già presidente dell'Associazione Stampa Estera Italia, corrispondente per il principale quotidiano olandese The Telegraph, che si è occupato di noi, dell'Italia, in libreria con il volume Talenti d'Italia al Beggi Editori. E benvenuto a Marco Antonellis, giornalista di affariitaliani.it. Buonasera e benvenuti a tutti. Allora, mi sa, senatore, che il momento è quello dell'esame del sangue dagli esteri per il Movimento 5 Stelle. Il vostro Di Maio è andato in America, per lei c'è una domanda del corrispondente olandese. Sì, buonasera. Io volevo chiedere a lei, adesso abbiamo avuto le elezioni in Francia, un vincitore, uno che ha perso, Macron contro Le Pen. Per Renzi era chiaro, lui era dalla parte di Macron. Per Salvini era chiaro, lui era dalla parte di Salvini. Salvini era dalla parte di Le Pen. Uno è a favore dell'euro, altro è contro l'euro. Volevo sapere da che parte sta il Movimento 5 Stelle. Perché nel contesto europeo, c'è stato con il Parlamento Europeo, che per esempio prima è arrivato con il gruppo di Farage, poi avete tentato con Aldo, poi siete tornati da Farage. Per me non è chiaro dove sta il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle sta con i cittadini, non soltanto italiani ma europei, perché questa Europa, queste istituzioni rispondono a logiche che sono logiche delle banche, della grande finanza, del profitto, e si dimenticano che magari l'Europa era nata con altri obiettivi, con altre finalità. Se noi riportiamo l'Europa in una certa direzione, che è quella della solidarietà fra paesi europei, della giustizia, e non per esempio della gara a scipparsi l'imprenditore che poi porta la fiscalità altrove, allora forse recuperiamo, altrimenti questa Europa può anche appartenere al passato. Però, prego, prego, Maarten. No, dico, mi viene in mente che questa è la posizione della Le Pen, però. Appunto. No. Allora, la Le Pen potrà avere tutte le posizioni che vuole. Noi diciamo da sempre, che l'Europa deve rispettare i diritti dei cittadini tutti. Io ricordo che ci siamo quasi dimenticati della crisi greca, il che è assolutamente grave. Ci siamo dimenticati di quello che è stato imposto. Io ricordo sempre quando Katainen, per esempio, voleva ottenere in garanzia il Partenone. Per me quelle sono follie, che sono espressione di un pensiero che solo e soltanto la finanza può partorire. Allora, la controreplica di Maarten, poi abbiamo la domanda di Marco Antonellis. Prego. Sì, perché penso che ogni partito politico dirà sempre che è dalla parte dei cittadini, ma per esempio sull'euro, voi siete a favore o contro l'euro? Guardi, come è stato detto, l'euro è stato imposto in funzione di parametri che sono stati dichiarati dagli stessi economisti folli, per cui se vogliamo mantenerci una moneta che assolutamente non ha alcun fondamento, perché produce delle distorsioni, io non sono un economista, però basta leggersi Mandel, teoria delle asimmetrie valutarie, per cui si capisce che con una stessa moneta... Basta leggersi lineare, quello, diciamo, si capisce, sì, subito. Ma si può leggere anche... Guardi, teoria delle asimmetrie monetarie. Cioè... Posso? Noi molto spesso veniamo presentati come ignoranti, zotici, dilettanti allo sbaraglio. Poi quando magari uno fa una citazione viene immediatamente quasi quasi ripreso, perché le citazioni non si fanno. No, bisogna essere obiettivi, bisogna avere metodo scientifico, bisogna studiare. Ci sono tanti economisti che sostengono, io ricordo 6 premi Nobel, sì, che quest'euro sta implodendo. Noi lo stiamo dicendo da più tempo, ma siccome non si vuole sentire, poi se ci saranno danni... Antonellis, se poi torniamo a Mander, prego. Sì, loro sono... Netti. Io volevo toccare un argomento un po' più, come dire, di politica interna, perché si parla tanto di legge elettorale, di riforma, il Quirinale ha più volte fatto notare che vuole armonizzare i sistemi di Camera e Senato. Insomma, questa settimana pare partito con un botta e risposta PD 5 Stelle un'ipotesi di riforma, insomma, poi giovedì ne sapremo di più. Però lei cosa ne pensa da questo punto di vista? È un vero dibattito o è solo a muina, come poi tante volte succede nella politica italiana? Beh, e la politica dei due forni, concludo, la politica dei due forni di cui si è parlato, dove porterà? Mi permetta di ricordare che se noi siamo a questo punto è per colpa di qualcuno che doveva mollare la politica il 4 dicembre e che ha imposto al Parlamento una legge elettorale fatta approvare con l'imposizione del voto di fiducia, il che nella nostra storia parlamentare non è che avvenga tanto di frequente. Questa stessa legge, che ci avrebbe dovuto copiare tutto il mondo, stando alle parole di chi l'aveva presentata, adesso è stata cassata dalla Corte Costituzionale.
Ricordando che noi abbiamo alle spalle l'esperienza del Porcellum, che per 8 anni ha prodotto parlamenti illegittimi, noi adesso non possiamo più sbagliare, per cui, fermo restando che bisogna stare ad ascoltare quanto ha scritto la Corte Costituzionale con le sue sentenze, noi vorremmo anche sapere quale sia la proposta della maggioranza, in particolar modo del Partito Democratico, con cui eventualmente confrontarci, perché il Partito Democratico, per bocca dei suoi esponenti, varie volte ci lancia l'amo, però ha presentato 11 proposte differenti di leggi. E allora, se il Partito Democratico è in grado di presentarne 11, forse qualche problema schizofrenico il PD ce l'ha. Ma se alla fine fosse necessario il ricorso al decreto legge, cosa peraltro sicuramente non consentita in Costituzione, ma comunque c'è chi paventa la possibilità, voi cosa fareste se alla fine fosse l'ultima come dire, soluzione per modificare la legge, fosse l'ultima spiaggia per modificare la legge elettorale, il decreto legge? Io ricordo, mi si accappano la pelle, che sulla legge elettorale la potestà è del Parlamento. Se poi vogliamo abdicare, allora la prossima volta eleggiamo il governo, il Parlamento lo scansiamo e poi farà tutto il Parlamento. Ma a Costituzione vigente dovrebbe esserci un passaggio prima. Martin ha scritto un libro sui talenti Italia, su tutto quello che di buono può dare il nostro paese. Adesso però ti faccio vedere qualcosa di buono, sicuramente non è Roma, Andrea Scazzola. Questo è il bellissimo panorama che abbiamo. Ecco qua, Mondezza, 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 Mondezza. Tutta Mondezza. Io ho 73 anni, sono nato a Roma, ma come adesso non la vedo. Abbiamo spento un incendio noi perché i pompieri sono arrivati dopo 30 minuti. Sembrava il Medioevo, quei passaggi dei secchi d'acqua dai palazzi. Oggi, passate 24 ore, la situazione è ancora identica. Vedete una carrozzina come può passare qua in mezzo, secondo voi? Passano e se ne vanno, l'avete firmato anche voi, l'avete visto. Hanno detto che purtroppo le discariche sono piene. E io pago, diceva Totò, Quando arriva la bolletta non ci provasse neanche a mandarla, perché la pago quando lui ha pulito qui. Le dell'AMA. Sì, sì, dell'AMA, ma non è il sindaco. Roma è pulita, venisse qua a vedere. No, è pulito dove abitano loro, lì è pulito. Ma dove i paperacci devono pagare e basta. Allora, questo è un bel problema, senatore Morra, perché vi mette dall'altra parte della barricata. Roma la gestite voi e adesso sta messa così. Sì, peccato che la soluzione del problema la si abbia con il concorso della Regione Lazio, che dal 2012 deve approvare un nuovo piano regionale dei rifiuti che includa la realizzazione di nuovi centri per la raccolta dei rifiuti che, presi dai cassonetti, debbono essere trattati nei centri TMB e poi debbono essere conferiti appunto in questi centri di raccolta, che evidentemente sono sottodimensionati, per cui addirittura si sta pressando da parte di qualcuno per far realizzare inceneritori. Questo non sia mai. Noi dobbiamo imporre alla Regione Lazio, ripeto, dal 2012 ancora deve produrre questo piano regionale dei rifiuti, un adeguamento a quelle che sono le esigenze della città. Tonellis e poi Martin Walter. Sì, tutto giusto. D'altra parte ci sono delle responsabilità pregresse, questo è ovvio, altrimenti la Raggi non sarebbe diventata sindaco con quasi il 70% dei consensi, questo va da sé. Però dopo un anno, secondo me, si poteva e si doveva comunque fare di più, almeno far segnare un'inversione di tendenza. Ecco. Sì, ma se i centri di raccolta sono pieni, dove li si conferisce? Qualcuno provocatoriamente, Virginia Raggi ha suggerito, li portiamo sotto il palazzo della Regione. Però questa è una provocazione, è compito della Regione Lazio promuovere questa azione, è una competenza loro, perché bisogna... Però, naturalmente, certo, se i cittadini fosse stati ancora pagare all'opposizione sarebbe stato facile, perché dicevate adesso il sindaco li vado a prendere lui, glieli infileremo nelle orecchie. Però... Ma guardi, fare opposizione è certamente all'esterno più facile, però si fa opposizione non soltanto denunciando ma anche avanzando proposte. Noi oggi abbiamo presentato un piano che è stato definito dalla stessa Regione Lazio straordinario ma troppo oltre. Perché troppo oltre? Perché la Regione Lazio non può assecondare la raccolta differenziata che è prevista al 70%, ma se lo fa Martin Walteren, perché non lo si può fare in Italia? Peccato è vedere, immaginare talenti d'Italia e poi vedere l'Italia sommersa dell'immondizia.
Io sono perfettamente consapevole del fatto che l'Italia ha molti problemi, ma nel momento in cui un paese ha delle difficoltà è importante puntare sull'eccellenza, sulle persone che nonostante i problemi che ci sono riescono ad andare avanti. Questo libro, Talenti d'Italia, l'ho scritto apposta per incoraggiare gli italiani, perché io trovo che ci sia molto disfattismo qui, molti sono sfiduciati, non credono più nel futuro dei giovani. Ho apposta intervistato 21 italiani, 11 donne e 10 uomini, partendo dal sud, dalla Sicilia, e loro comunque ce l'hanno fatta, e questo è un motivo di speranza. E io penso che ognuno che legge questo libro poi abbia un po' più fiducia nei confronti dell'Italia che ci vuole in questo momento. Allora, Morra, questo forse è quello che vi viene un po' rimproverato, no? Di sottolineare con grande facilità le cose che non vanno e avere delle difficoltà invece a segnalare la via d'uscita dai problemi. Guardi, intanto noi stiamo costruendo sulla rete, con la partecipazione di centinaia di migliaia di cittadini, il nostro programma relativamente all'agricoltura, che è quello che è stato presentato questo pomeriggio, relativamente ai trasporti, relativamente allo sviluppo economico, perché noi i cittadini li facciamo votare puntualmente su tutte le proposte, perché i programmi si costruiscono insieme. A differenza di altri che magari i cittadini li fanno votare una volta ogni 4-5 anni con primarie che molto spesso destano polemiche all'interno dello stesso partito che... Destano polemiche perché vanno 2 milioni di persone a votare? Beh, però magari qualcuno ha fatto notare all'interno dello stesso partito che su alcuni elettori che magari votano 3-4 volte, insomma, c'è qualche... Però sempre 2 milioni di persone sono. Ma guardi, però... Vede Floris, penso che lo spartiacque netto sia da... fra chi fa votare spessissimo e chi fa votare una tantum. Noi chiediamo di votare da sempre in pratica, perché appena riconosciuta l'incostituzionalità della legge elettorale questo Parlamento doveva essere sciolto, e purtuttavia si fa orecchie da mercante ad una richiesta che penso sia legittima. Nicola Morra, grazie per essere stato con noi. Marten Van Alteren, Talenti d'Italia, Marco Antonellis, grazie.